modo, no! Non credo proprio! Quindi dobbiamo andare lì semplicemente a ritrattare tutto e a dire che noi ci siamo e se siamo in Europa, scusate tanto, il prodotto nazionale intanto deve venire. Il prodotto nazionale deve venire da questo territorio ricco i prodotti nazionali devono essere consumati e devono anche essere consumati in quei paesi europei che per esempio non hanno la possibilità, quindi la Francia per esempio non produce arance, benissimo, siccome noi siamo in comunità europea, io produco arance, io ti vendo le arance. Tu non puoi prenderti tutto quello che ti conviene e poi comunque massacrando con una politica di austerity la nostra nazione. Io penso che voi sapete benissimo che noi abbiamo in ballo veramente la vita o la morte di questo paese intero. Adesso non stiamo più scherzando, cioè nel senso non abbiamo mai scherzato. Quando noi eravamo semplicemente i grillini, noi nel 2008, forse non so se ne avete avuto cognizione di questa cosa, però noi nel 2008 eravamo i cosiddetti grillini, venivamo da tutta la Sicilia, ci siamo riuniti a Palermo e abbiamo detto, visto che avevamo fatto il V-Day del Parlamento Pulito con No Condannati, ve lo ricordate il V-Day voi? Il primo No Condannati in via definitiva in Parlamento, doppio mandato e basta e poi a casa eccetera eccetera. Siccome era rimasto nel cassetto, noi finalmente ci eravamo liberati di cuffare, indagato per mafia e favoreggiamento alla mafia, noi ci eravamo finalmente liberati e noi abbiamo detto ok, ora cosa facciamo, a chi appoggiamo, siamo tanti. E una sera a Palermo ci siamo riuniti lì e abbiamo deciso che non potevamo appoggiare nessuno, perché da un lato c'era la continuazione di Cuffaro che era lombardo e dall'altro lato c'era la Finocchiaro che in lista si era permessa di mettere ancora candidato e ancora lo è Salvo Andò, Mirino Crisafulli, che sapete benissimo hanno avuto problemi con persone che hanno rappresentato il potere mafioso. Quindi praticamente noi abbiamo detto ok, non possiamo dire alla gente di non andare a votare, dobbiamo fare una lista provocatoria, però la dobbiamo fare. E siamo stati noi dalla Sicilia a fare il primo esperimento di politica regionale di tutta Italia. Siamo stati noi che quella sera con la ex grillina Alfano abbiamo chiamato Grillo e gli abbiamo chiesto se ci avrebbe aiutato e lui ci ha detto sì. Dopodiché è iniziato tutto quel percorso, quindi non abbiamo mai scherzato, abbiamo sempre cercato di portare un'alternativa, abbiamo sempre cercato veramente di impegnarci in prima persona per poter lanciare dei messaggi, per dire state attenti perché stavolta stiamo facendo una cosa provocatoria, però vogliamo veramente che voi ci ascoltate. Non l'hanno mai fatto e non lo faranno mai. Il 400, questa legge che hanno discusso adesso è la prova che sono collusi. Cioè, pensare veramente di depotenziare la legge sullo scambio di voto vuol dire soltanto una cosa, che loro vogliono fare questo e che lo fanno in realtà, e vuol dire un'altra cosa, che siccome vogliono che la pena scenda al di sotto di 4 anni, perché se voi sapete benissimo che se la pena raggiunge i 4 anni si ha l'interdizione perpetua dagli incarichi pubblici e loro non sono capaci di fare nulla tranne riempire poltrone, hanno molta paura, perché lo sanno che oggi è diverso, lo sanno che tanti cittadini oggi sono consapevoli grazie all'informazione di internet, informazione libera, che ha veramente dato una svolta. Perché oggi che cosa succede fra l'altro? Oggi succede una cosa molto semplice, che prima era difficile da fare avverare. Cioè una volta che succedeva, no? Che c'erano i consigli comunali, c'erano le votazioni e loro se la cantavano e loro se la suonavano. Nel senso che venivano in televisione e ti dicevano io voterò contro gli inceneritori, io farò questo, io farò quello. Poi vai a vedere, poi non potevi andare a vedere come votavano perché chi? Un genitore, un lavoratore, mettiamo anche un giovane, non se ne subiva 5 ore di consiglio comunale.
quindi praticamente che faceva? Non, ok, ci credeva sulla parola, non sapeva mai che cosa votava. Oggi c'è internet. Perché noi le prime cose che abbiamo fatto è stato riprendere i consigli comunali? Proprio per questo motivo, perché il cittadino da casa non mi doveva credere, doveva soltanto andare a guardarsi quei 5 minuti di votazione e vedere che cosa avevano votato, perché è molto facile dire io sono contro gli inceneritori e poi entrare là dentro e fare gli interessi invece delle aziende che costruiscono gli inceneritori. E voi vi dovete anche ricordare che noi qui in Sicilia avremmo avuto 4 mega inceneritori se non fosse stato per oggi senatore del Movimento 5 Stelle Mario Giarrusso e Giulia Grillo, che è stata incriminata a costo di questa cosa, che la denunciò. Quindi sono percorsi, e non è vero che non si può fare nulla, perché noi siamo la dimostrazione vivente che si può fare, come se si può fare, soprattutto i siciliani. Se la prima lista regionale è partita da qui, ci sarà un motivo. Quindi ci dobbiamo unire, dobbiamo coltivare, dobbiamo sempre